Sì, buongiorno a tutti e ovviamente io riporto i saluti del sindaco Ignazio Marino, del sindaco di Roma, e che le estendo ovviamente al ministro all'ambiente che abbiamo incontrato già ieri su uno dei temi citati, al direttore generale di ISPRA Stefano Laporta, al direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Osvaldo Avallone che ci ospita. E poi porto i saluti miei personali a una platea dove intravedo anche colleghi, amici dell'università e quindi a una platea che sento particolarmente vicina provenendo anch'io dal mondo tecnico. E io credo che la conferenza di oggi e questa 2 giorni porti all'attenzione e ce n'è tanto bisogno per chi viene dal settore ambientale e conosce quanto più volte negli anni alcuni segmenti sono di fatto stati messi un po' in secondo piano dalla politica di questo paese, insomma ci sia invece la necessità di rimarcare costantemente l'importanza di questo settore e l'importanza delle agenzie, delle ARPA, di ISPA, di quei soggetti terzi che consentono di fare tutta quell'azione di controllo, di monitoraggio sulle tematiche ambientali. E questo è il ringraziamento ancora più forte come ente locale, perché dall'ente locale tutti i giorni sul fronte anche delle emergenze è evidente come un supporto scientifico, tecnico, costante e appassionato, direi, delle agenzie, dei tanti lavoratori delle ARPA e di ISPRA ci aiutano ad affrontare temi molto delicati. Io solo per citarne alcuni, con la stessa Roma Capitale, con le agenzie, con ISPRA, una serie di convenzioni su vari settori che vanno da tutto il problema del dissesto idrogeologico a una serie di questioni legate alle varie fonti di inquinamento. Stiamo proprio in questi giorni lavorando al regolamento sull'elettromagnetismo e ancora una volta abbiamo attivato con ARPA e con ISPRA un tavolo di discussione per un contributo da dare in questo settore e poi ad esempio per tutto quello che riguarda l'inquinamento dell'aria, le centraline sono le centraline dell'ARPA, quelle che fanno il monitoraggio e ci consentono, e purtroppo a volte ci obbligano, a prendere azioni di tutela della salute come i blocchi del traffico e le targhe alterne. E ci aiutano però anche a fare tutto il lavoro di pianificazione sperando di uscire velocemente dalla logica dell'emergenza e la logica dei blocchi, tant'è che nella discussione che insieme all'assessore alla mobilità stiamo facendo sul piano generale del traffico urbano, tutto il tema delle simulazioni e degli studi di settore ci stanno aiutando a mettere in campo delle azioni e delle politiche che superino le logiche emergenziali, come ricordava anche il Ministro, ma ci permettono di mettere in campo delle vere e proprie politiche ambientali. So che non devo dire nulla di nuovo a una platea come questa, ma so bene che invece al Paese queste cose vanno ricordate più e più volte, perché ancora con difficoltà quello che è il comune sentire di una necessità di monitoraggio, di prevenzione sulle tematiche ambientali, che è il comune sentire qui, non è il comune sentire ancora diffuso nel paese. Noi, anche attraverso il lavoro che fanno le agenzie, le ARPA e ISPRA, dobbiamo continuare a lavorare in questo solco perché si affronti veramente un cambiamento culturale che noi ripetiamo da tanti anni a parole, ma che dobbiamo praticare, un cambiamento culturale che ci porti fuori dalla logica dell'emergenza, di affrontare le questioni soltanto quando si presentano come emergenziali e iniziare a fare delle serie politiche di prevenzione e protezione dell'ambiente, che però hanno necessità di soldi e investimenti. E questo è un altro tema dolente, perché poi sull'emergenza si spendono tanti soldi, quando si mettono in campo piani e programmi di prevenzione, i soldi non ci sono mai perché c'è sempre qualcos'altro di più urgente da fare. E questo purtroppo sui nostri territori, l'abbiamo visto nell'ultima alluvione di gennaio a Roma, sui nostri territori pesa perché i nostri territori stanno diventando dei territori sempre più fragili, più
più fragile, gli effetti in quel caso di cambiamenti climatici, di eventi alluvionali particolarmente pesanti, creano dei danni difficili poi da affrontare. Io ovviamente nell'augurarvi un buon lavoro per queste due giornate, come ho già in questi 9 mesi detto singolarmente ai soggetti che ho incontrato tantissimi enti di ricerca, oltre ovviamente ARPA e ISPRA, quello che chiedo in modo molto umile è un aiuto nel senso che io credo che gli enti locali abbiano bisogno di lavorare in stretta sinergia con le agenzie di protezione ambientale, perché poi noi abbiamo gli strumenti per mettere in campo politiche che sono anche esito del lavoro svolto e della ricerca svolta dalle agenzie di protezione ambientale. Quindi vi auguro buon lavoro e auguro a tutti noi una proficua collaborazione per i prossimi anni. Grazie.